Never say never. Because limits, like fears, are often just an illusion. Thank you very much. Quelle che avete appena sentito sono le parole di Michael Jordan nel momento in cui è stato introdotto nell'Hall of Fame dell'NBA. Never say never, mai dire mai. Personalmente mai dire mai l'ho detto in Rocket League nel momento in cui io dovevo approcciarmi al champ. Numerose volte non ci sono arrivato per chilometri, per tantissimi punti. Altre volte invece per pochissimo. Ma non mi sono mai lasciato abbattere anche nel momento in cui sono sceso a diamante 1 in seguito a momenti di frustrazione. Perché mai dire mai. Questo video racconta la storia di una notte in cui dall'1:30 alle 4:30 ho giocato da solo, in silenzio, al buio, con la musica nelle orecchie, rancando come un ossesso. Ho giocato così convinto da poter raggiungere il champ e da non farmi abbattere da due partite in cui bastava un gol, bastava pochissimo per vincerla e raggiungere il champ, ma non ci sono riuscito. Così con tanta concentrazione alla terza volta ce l'ho fatta. Questo video racconta la storia di la serata, spero vi possa piacere. Can I be your superhero? Superhero. E finalmente dopo secoli, la prossima sarà la partita che mi ha permesso di raggiungere il 100. E ovviamente merita un commento ridedicato, perché, come è giusto che sia, ci sono state diverse difficoltà. Eppure la partita era iniziata bene, perché Sukei Royami ha sfruttato, non so, un'addormentata difesa avversaria che non è partita al kickoff. Abbiamo fatto un 1-0 molto semplice e ovviamente ho dimostrato la mia felicità in chat. Poi c'è stata una mia parata, che la mostro solo per farvi capire che prima del dominio avversario qualcosa ho fatto. Perché mi sembra pure giusto che, vi prego leggete il nome, Enkuling ha fatto il gol della vita per enkulingarci giusto alla partita che mi avrebbe permesso di raggiungere il champ. Perché giustamente, quante volte lo rifarà questo gol? Mai. E tra Sukeiro e Enkuling il più mongoloide sono io, perché impanicato, non sapendo cosa fare, con l'ansia addosso di sbagliare, ovviamente ho sbagliato e ho regalato all'avversario un passaggio perfetto per fare il 2-1. Perché a tirare è stato sempre Enkuling, ma Tyrone ha ben pensato di rubare il gol. Ma noi non ci demoralizziamo. Tito viene spinto nelle stelle e non può prendere la palla, ma Sukeiro ci sta guardando le spalle tutta la partita. Perché giustamente ogni tanto qualcuno che mi aiuti a salire lo posso trovare al posto di trovare solo compagni mongoloidi? Perfetto. Andando avanti però mi faccio vedere anche io ogni tanto in partita, e con una cannonata nell'angolino, para questa per cortesia portiere, quando ci riesci salirai anche tu champ, ribaltiamo il risultato e sul 3-2 onestamente mi tranquillizzo. Perché sul 2-1 loro ho detto perfetto ragazzi, il champ 1 lo vedo col binocolo. Gli avversari fanno un tiro, non so, orrendo, e dopo che io in contropiede la liscio, ci pensa Sukeiro a battere il portiere che non c'era e fare 4-2. Quanto godo che Tyrone ha lasciato la partita e noi abbiamo vinto a tavolino. Ragazzi, qua l'ansia era assurda. Purtroppo non posso farvi sentire l'audio originale perché c'erano le canzoni in sottofondo e poi mi bannano il video per copyright. Mi sembra corretta come cosa. Ma dopo secoli, finalmente ho raggiunto il champ 1. Ho già raggiunto il champ 2. Probabilmente ve lo porterò in un altro video, ma non ne sono sicuro, perché dipenderà dalle tempistiche, da cosa ho voglia di fare, quindi non vi assicuro
loro niente. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti se volete il video in cui sono salito Champ 2. E ringrazio preventivamente Nualerex che mi ha permesso di raggiungerlo, perché lo ammetto è molto più forte di me, quindi una buona fetta dei complimenti vanno a lui. Quindi ragazzi, questo è il video in cui sono salito Champ 1. Spero vi sia piaciuto, fatemi sapere se volete altri video del genere qui. Finalmente non sono più un diamantino. Condividete questo video con i vostri amici se volete. E quindi niente ragazzi, per il video oggi è tutto. Se il video è piaciuto lasciate un like, lasciate un commento. Qui a Garbage Time, noi ci vediamo al prossimo video.